Diamo il via alla nostra strettaggine, ragazzi. Dov'è che è andata la tipa? Non c'è più, va bene. Vieni, vieni con me. Stai qua, bello tranquillo. Sokol. Diavolo. Sei tu. Io. Siamo venuti da te in assoluta buona fede, chiedendo il tuo aiuto. Quando ti sei tirato indietro io ti ho difeso e ora mi ripaghi così. Perché? Hai ragione, è vero, ma io non avevo scelta. Puoi proteggere la mia famiglia? Puoi garantirmelo? No, certo che no. Faccio ciò che ritengo giusto e anche se ci rimettessi la vita, avrò fatto la cosa giusta. Tu puoi dire altrettanto. Sono qui per avere le mie risposte e scoprire chi c'è dietro l'attentato. Se ci riuscirò, forse potrò proteggere la tua famiglia e molte altre. Tu hai messo in pericolo un sacco di persone. Hai ragione, lo so. Senti, vai, fai quello che sei venuto a fare prima che cambi idea. Vai, ho detto. Un attimo, un attimo. Accattiamo un po' di roba. Allora, noi dobbiamo andare esattamente là. Facciamo un salva. Ok, allora il tipo lasciamolo qua. Pensavo di stordirlo, in caso che faccia ancora il chiacchierone, ma lasciamo stare. Andiamo a passare di qua. Polizia sarà soddisfatta finché non avrà catturato Davos. Qua è un casino, ragazzi. È un casino. Come si toglieva la sicura? Meno male che c'è solo una via d'accesso. Hai sentito? Forza, diamo un'occhiata. Per il modo in cui sono costretti a vivere. Questo lo sbattiamo giù. Abbiamo già cominciato a preparare i pacchi per noi. Andiamolo lì. Stai lì bello tranzollo. E noi proseguiamo. Ok, passiamo gli armadietti. Anche se abbiamo l'inventario pieno, in caso che ci sia qualcosa di interessante. Qua dobbiamo stare proprio giù, perché c'è pieno di finestre e di conseguenza ci vengono a sgamare. Forse è stata proprio l'arca. O perlomeno qualcuno di loro. Sala comune, cucina e fare. L'altro giorno stavi leggendo un'email di tua moglie? Sì, me ne manda una ogni domenica e io le rispondo. I miei figli si trovano bene a scuola. Là nessuno sa che hanno un padre potenziato. Sta arrivando qualcuno a controllare. Vieni, vieni. E ti imbosco qua dietro. Vieni più di qua. Ok, vabbè, stai lì. Basta che non mi rompi gli zebedei.
17 metri, ragazzi, eh. Ok. Là mi sembra una telecamera, ragazzi. Tutto a posto. E dalla minimappa dobbiamo proteggere tutti gli altri. Ne sta arrivando uno qua. Era qualcosa di sicuro. Vai, vai a controllare, vai, vai. Ottimo, così, ragazzi. No, questo non mi interessa. Questo lo spostiamo qua. Vediamo un po' se riusciamo. Sì, spostiamola in modo tale che non ci veda. Qua, esattamente qua. Questo qua. Ottimo. E fin qua ci siamo. Allora, qui nella mappa ce ne sono altri. E fiducia in Talos. Ha sicuramente un piano. Devo cercare di capire dov'è che è sta lampiscatole qua. Una è lì. Non è successo niente, dai. Ne sono due lì fuori. Adesso appena finiscono di romperci le scatole. Vieni, vieni anche te. Vieni, vieni. C'è il tuo amico che ti sta attendendo qua. Ok. Ancora uno là che rompe le scatole e continua due. Che qui c'era qualcosa. Tieni gli occhi aperti. Dai, andate a fare dalle scatole, su. Ok. Mi sembra non ci sia nulla. No, non c'è niente, dai. Ok, noi dobbiamo insinuarci lì dentro. E... e come facciamo? Lì c'è un pertugio. Vediamo, ragazzi. Ottimo, ce l'abbiamo fatto, siamo passati di qua.
Chicane, sei con me? No, per fortuna. Come vanno le cose? Ho superato gli alloggi. Ora sembra che io sia in una specie di area operativa. Credo che Racker sia più in alto, in una posizione elevata e difendibile. Allora cerca un ascensore. Ti invierò le coordinate per il recupero quando le avrò. Chicane, chiudo. Figa, sto qui la fa facile. Voglio solo parlare. Fa facile. Trova un ascensore. Fai così, fai così. Forse veniva dal montaggio? Guarda dappertutto. Ma dove cazzo si è cacciato? Vediamo un po' la mappa, ragazzi. Scusate se non parlo, ma sinceramente sono cazzi. Tutto sto pezzo dobbiamo passare, eh? Cazzarola. Meglio che non ci sia nessuno qui. Meglio che vai a fare un bel pisolo. Qua di computer da hackerare per eliminare le torrette non ho visti, ragazzi. Non mi piace. L'unico è vedere un po' a distinguere i rumori normali di sopra se riusciamo a... a zero. Non mi piace. Ho guardato dappertutto. Il settore operativo è pulito. Forse era un giornalista a caccia di scoop. Se venisse un po' più di qua e quell'altro si girasse, noi potremmo... Ma dove cazzo si è cacciato? Proteggere Talos. Dai, dai. Ho guardato dappertutto. Il settore operativo è pulito. Presentimento. Venghi, venghi. Venghi, venghi. E la mettiamo qua vicino al suo amico. Ecco. Sti qui, bella tranquilla, e non ci rompa gli zebedei. Adesso dobbiamo incartare questa qua. Che legnata. Ok, allora vediamo un po'. Qua c'è una porta. Ce ne sono due sulla nostra sinistra. Dobbiamo arrivare là, sono 84 metri. E se fossimo stati davvero noi, a Rusica? Credi che Talos farebbe una cosa simile? No, non credo. Ma non hai mai la sensazione che qui ci sia qualcun altro a comandare? Come se c'è un passaggio di sopra, ragazzi. Come se c'è un passaggio, un pertugio per salire.
intanto guardiamo se c'è qualcosa da raccattare. Questo cos'è? Mirino ce l'abbiamo già. Ok. Inventario pieno. Ah, lì c'è un pertugio, ottimo. Ci vorrà ben di più che dei manifesti per superare questa crisi. Fia, qui è un casino, ragazzi, eh? Veramente un casino. Ok. Attentato ci ha messi con le spalle al muro. A posto. Mi sembra di non fare abbastanza. Talos diventa sempre più prolisso. Temo che ormai l'odio di alcuni sia insormontabile. Allora, qua c'è questa maledetta telecamera qua. I nostri fratelli e sorelle. Niente. Avevo forse il computerino della sicurezza. Stiamo facendo un buon lavoro. Invece nada. Adesso il mondo ha ancora più motivi per odiarci. Qui è un casino, cazzo. Non è possibile. Tutto colpa di questa maledetta telecamera. Dobbiamo distanziarci ufficialmente, no? Motore operativo ok. Ma dovete fare molto di più. Merda, non posso credere che restiamo qui senza fare nulla. Ok. Vediamo se riusciamo a... Ma vaffanculo. Troppo alcol. Oh, vieni. Diamo un'occhiata. Guardate la minimappa, quanta gente sta arrivando. Forse ha solo preso qualche droga. Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dobbiamo intervenire. Da quella parte ho sentito qualcosa. Ricevuto. Pazientiamo, ragazzi, pazientiamo un attimo. Cazzo, stiamo cercando nel posto sbagliato. Ricontrolla. Allora, 61 metri. Teniamo gli occhi bene aperti. Vediamo un po' la mappa. Allora, possiamo provare a passare di sopra e fare questo giro qua ed arrivare là. Siamo già, ancora niente. Ok, passiamo di qua, ragazzi. C'è un tipo, vediamo se riusciamo a farlo venire qua. Ok, andiamo.
magari disattiva. Sì. Ottimo, direi. Ciappa. Venghi, venghi. Qua. Ah no, lo dobbiamo portare dietro, cazzarole. Che così disattiva. Disattiva sti cosi qua, quindi lasciamole qua. Là ce n'è un altro sulla destra. Fatti sotto. Forse erano le tubature di raffreddamento. Troppi rumori in questo posto. Merda, ancora rumori misteriosi. Non sto sentendo nulla, vero? Vabbè, ci va bene, ragazzi, ci va bene. Che vada di lì. Ottimo, così. Quello lì è fuori dagli Zebedei. Vediamo un po' la mappa. E c'è una telecamera. Cazzarola, ragazzi. Ok, perfetto. Facciamolo venire qua. Perfetto. E fin qua ci siamo, ottimo. Attenti alla telecamera. E dobbiamo arrivare a 15 metri, che culo ragazzi. Qua c'è uno. Cazzarola. Niente, non riesce a saltare. O se ne sono andati o questo posto è infestato. Crede davvero che verranno qui dentro? Ottimo, così. Quindi, di conseguenza, ragazzi, siamo arrivati a un buon punto. Dobbiamo andare là. Ok, finiamo di controllare qui.
Sempre stando attenti. Niente. Ok, allora vediamo di insinuarci da dentro. Chicane, mi sto avvicinando a Riker. Hai o no quelle coordinate? Te le invierò non appena avrò finito il mio caffè. Non lasciarmi a terra, Chicane. Tu pensa solo al nostro uomo e stai attento, è pericoloso. Vedremo. Cazzarola ragazzi, ma se sono tutte così le missioni, mi sa che sono cazzi. Passiamo da sopra se ci riusciamo. Ottimo, è chiuso. C'è anche se una telecamera fissa. E come facciamo qua a passare? Allora, di sicuro facciamo un salvo. Poi proviamo a vedere se riusciamo casomai a non ci fa neanche estrarre l'arma, ottimo. A parte che è verde, secondo me non funziona, infatti. Funziona sì, ma non ci ha rilevato con gli altri scagnozzi. Sono disarmato. Spero tu capisca se non ti credo sulla parola. Consideralo come l'ultimo desiderio di un condannato, per favore. Uscendo, non attaccare altri dei miei uomini. La loro unica colpa è stata quella di giurarmi fedeltà. Non sei sorpreso di vedermi? Non lo sono. Dopo quegli attentati lo sapevo che prima o poi avrebbero mandato qualcuno. Accomodati. Prego. Forse non ci siamo capiti, Riker. Tu vieni con me. Ci battiamo per promuovere i diritti dei potenziati. Diffondere il nostro messaggio, offrire aiuto. L'ARC è un'organizzazione non violenta. Allora è molto semplice. Vieni con me, rispondi alle domande e tornerai in tempo per registrare il tuo prossimo sermone. Non sono ingenuo. Se mi arrendo, per me è finita. Voi volete farmi svanire nel nulla. Ma non ripeterò l'errore di Solzhenitsyn. Io e la mia gente ci opporremo. Non eri un pacifista? Sì, ma sono più di un leader. Sono un simbolo. Per questo volete farmi svanire. Se il martirio è l'unico modo per restare un simbolo, allora anche la mia morte è preferibile alla mia cancellazione. Dici che non vuoi far soffrire ancora la tua gente, ma se mi costringi a usare la forza, lo farò. E i tuoi vorranno fermarmi. Arrenditi spontaneamente ed eviteremo qualsiasi tipo di violenza. Hai la mia parola. Farò tutto il possibile per garantirti un trattamento equo. Come osi parlarmi di pace o giustizia? Hai aggredito degli innocenti per arrivare fin qui e rapirmi per conto di padroni che si nascondono nell'ombra manipolando, controllando e assassinando senza avere il coraggio di esprimere pubblicamente le loro opinioni. Giochiamo a carte scoperte, senza trucchi. Io e te. Niente politici o telecamere. Non puoi fidarti delle organizzazioni, solo dei singoli. Devo davvero spiegarti tutto io? No, non serve. E di sicuro non devi farlo con quel tono di supponenza. Per i potenziati è un genocidio. Adesso ci demonizzano, ci tolgono i diritti, ci trattano peggio degli animali, esiliandoci per dimenticarsi di noi, e poi
ci stermineranno. Nessuno vuole demonizzare i potenziati, Racker. Quando degli innocenti muoiono in un attentato, sono gli stessi pro-potenziati responsabili a demonizzarsi da soli. Vedi? Dimostri che ho ragione. Io sono contrario alla violenza e al terrorismo, eppure mi rivolgi queste accuse perché credi alle menzogne che ti propinano di continuo. Ti prego, ti scongiuro, rinvia il mio arresto. Gli attentati sono un vero colpo per i diritti dei potenziati e so che nell'Arc cospirano contro di me. Sono convinto che queste due crisi siano collegate. O sei veramente così stupido da credere che il tuo arrivo qui, proprio oggi, sia solamente una banale coincidenza? Non sono stupido. So benissimo che qualcuno sta cercando di incastrarti. Ma credici o no, non riguarda solo te. Io guardo al quadro generale. Sai che sono innocente, ma vuoi comunque arrestarmi? Ma che razza di uomo sei? Lascia che ti chiarisca bene il concetto. Se mi porti via da qui, mi condannerai a morte, corrompendo la causa e distruggendo l'intera coalizione. Voglio renderti il favore. Arrenditi e dimostra che sei un pacifista. O resisti e manda tutto a puttane. Sei tu che rinneghi la causa. Metti in dubbio il mio pacifismo dopo aver aggredito degli innocenti per arrivare qui? Non tradirò la causa consegnandomi a te. Mai! C'è un'ultima cosa. Prima che mi trascini via contro la mia volontà. Per quale motivo avrei dovuto commettere le atrocità di cui mi accusano? Con ogni incidente crescono le paure e l'odio che dividono i potenziati e i non potenziati. Chi ci guadagna uccidendo innocenti? Anche se in nome di sacrosanti diritti. Bella domanda. E pericolosa, se posta a voce alta in questo luogo. Da qualche parte, sotto gli occhi di tutti, c'è il vero terrorista. Stavo cercando segretamente di scoprire chi fosse. Racker. Racker.